Salve a tutti, sono Davide Romani, studente di ingegneria informatica all'Università Federico II di Napoli. Io e il mio collega Fausto Ricchiuti abbiamo svolto questo elaborato per il corso di intelligenza artificiale della professoressa Flora Amato. Per questo progetto ci siamo immedesimati nella piccola realtà di un venditore di kebab e diciamo che siamo stati ispirati un po' anche da questo periodo di pandemia globale che abbiamo vissuto in questi mesi passati, in quanto lo scopo di questo progetto è quello di limitare il più possibile il contatto tra ristoratore e cliente, non fornendo un vero e proprio servizio di delivery, ma permettendo al cliente di fare l'ordine online e di andare a ritirare al ristorante e pagare al momento del ritiro. Salve a tutti, sono Fausto Ricchiuti e questo è il codice del nostro elaborato. Come prima cosa siamo andati ad importare quelle che sono le librerie o le parti di librerie necessarie per l'esecuzione del codice. Siamo andati poi a definire la struttura dati chat che contiene delle risposte standard date dal chatbot quando va a riconoscere delle particolari tipologie di input fornitegli dall'utente. Tale struttura dati è utilizzata dalla funzione chatbot che va a stampare a video un messaggio e crea il progetto chatbot al quale associa la funzionalità chat, nel quale viene posto come parametro d'ingresso la struttura dati chat e applica il metodo converse sull'oggetto definito. Il metodo converse va a generare un interattivo tra utente e chatbot che va ad essere interrotto quando l'utente inserisce la parola chiave quit. Successivamente abbiamo definito la funzione order processing che accetta in ingresso tre parametri. Il primo è una stringa. Il secondo e il terzo sono invece delle liste, la lista degli ordini, degli elementi accettati e la lista degli elementi rifiutati. Le prime due righe della funzione hanno lo scopo di rimuovere la punteggiatura dalla stringa order, quindi attraverso questo order.translate. Successivamente si vanno a convertire, a trasformare tutti i caratteri maiuscoli che costituiscono la stringa order nei corrispettivi caratteri minuscoli. Infine, viene applicata la funzione WordTokenize alla stringa order, associata sempre ad order. L'effetto è quello che la stringa order viene convertita in una lista i cui elementi sono i singoli token che componevano la stringa di partenza. Fatto ciò, vengono eliminati tutti gli elementi della lista degli elementi rifiutati e viene effettuato un for al fine di scansionare tutta la lista order ottenuta attraverso queste tre istruzioni. Quindi, per ogni elemento appartenente a questa lista, se l'elemento appartiene a Condiment & Sauce, che rappresenta il menu del negozio virtuale gestito dall'applicazione, definito da questa variabile Condiment & Sauce. Quindi, se l'elemento appartiene al menu e non è già presente nella lista degli elementi accettati, allora viene aggiunto in coda alla lista degli elementi accettati. Altrimenti, sempre però, se non è presente già nella lista degli elementi accettati, viene posto tra quelli rifiutati, quindi viene inserito in coda alla lista degli elementi rifiutati. L'effetto di questo ciclo for è quindi che per ogni token sostanzialmente inserito dall'utente attraverso tastiera, se tale elemento appartiene al menu e non è già stato inserito in precedenza, viene aggiunto alla lista di elementi accettati. Se è un elemento erroneo, quindi magari per un errore di battitura, allora viene rifiutato. Altrimenti, se era stato già digitato in precedenza, viene banalmente ignorato. A questo punto c'è la funzione principale, nel quale inizialmente sono definite tutte quelle che sono le variabili necessarie. Lo unit price, che rappresenta il prezzo di un singolo panino, due flag posti preventivamente a true, una lista vuota, total order, il menu precedentemente descritto,
le liste accepted element e rejected element inizialmente poste come vuote, e poi viene invocata la funzione chatbot sopra descritta. Quando l'utente digita quit, quindi esce al di fuori del question and answer, gli viene chiesto se è intenzionato ad effettuare un ordine. Qualora la risposta viene inizialmente convertita in caratteri minuscoli e confrontata con la stringa yes. Qualora non coincidessero, viene posto il flag 1 a falso. C'è poi presente un'iterazione sul flag 1, quindi finché il flag 1 è vero, si susseguono le seguenti azioni. La prima è una stampa video da parte del chatbot che chiede all'utente di inserire tutte le salse e tutti i condimenti che vuole aggiungere al suo panino. Vengono memorizzate, la stringa digitata viene memorizzata nella variabile order che viene fornita in ingresso come parametro ingresso alla funzione order processing definita in precedenza. Il flag 2 viene poi posto pari a vero e viene effettuato un ciclo questa volta sul secondo flag, quindi finché il flag 2 è vero. Inizialmente viene effettuata un controllo sulla lista degli elementi rifiutati. Qualora essa avesse una lunghezza diversa da 0, quindi presentasse qualche elemento, allora viene stampata a video, appunto, viene notificato ciò all'utente, in cui vengono stampati quelli che sono gli elementi rifiutati, e gli viene chiesto se è intenzionato a modificarli. La risposta viene convertita, come sempre, in caratteri minuscoli e confrontata con la stringa yes. Qualora la risposta fosse sì, e quindi l'utente fosse intenzionato a modificare questi elementi scorretti, allora gli viene chiesto appunto l'inserimento dei nuovi elementi, i quali vengono inseriti nella stringa new order, che viene passata nuovamente alla funzione order processing. Se invece la lista degli elementi rifiutati era vuota inizialmente, oppure l'utente non è intenzionato a modificare gli elementi scorretti, allora il flag 2 viene semplicemente posto uguale a 0 e quindi si esce da questa ultima iterazione. Quindi ciò viene effettuato sostanzialmente o finché non ci sono più elementi rifiutati o finché l'utente non è intenzionato a non modificare gli elementi non accettati dal sistema. Fatto ciò, quindi l'ordine a questo punto è corretto e viene infatti notificato dal sistema. Vengono inoltre scritti quelli che sono appunto gli elementi che sono stati accettati. Viene richiesta all'utente la quantità desiderata di panini memorizzata nella variabile n. E viene definita una stringa di elementi accettati. A questa stringa, sostanzialmente, vengono associati tutti gli elementi della lista degli elementi accettati attraverso questo ciclo for, che sfrutta la concatenazione tra stringhe. Quindi, per ogni elemento della lista accepted element, viene aggiunto l'elemento alla stringa e viene poi fatto seguire da un blank. Fatto ciò viene definita la lista partial order, caratterizzata dalla stringa kebabweed concatenata con la stringa degli elementi accettati. Come secondo elemento invece presenta la quantità n precedentemente inserita dall'utente. Tale lista viene posta in coda alla lista total order. Una volta fatto ciò viene chiesto all'utente se è intenzionato a effettuare un nuovo ordine. Qualora la risposta fosse diversa da sì, allora il flag 1 viene posto a falso. L'accepted element string viene riposta pari a vuoto e vengono cancellati tutti gli elementi appartenenti alla lista di elementi accettati. A questo punto, se il flag 1 risulta ancora essere vale a true, viene ripetuta tutta la struttura, il blocco di istruzioni. Altrimenti si esce dal while e si passa alla condizione di questo if, che va a verificare la lunghezza del total order. Se essa risulta diversa da 0 e quindi effettivamente l'utente ha effettuato un ordine, viene stampato a video l'ordine totale effettuato, quindi
quindi un recap dell'ordine effettuato attraverso un ciclo for su tutti gli elementi del total order. Viene chiesto all'utente se è intenzionato a confermare l'ordine. La risposta viene sempre memorizzata nella variabile response, viene convertita in caratteri minuscoli. Se la risposta effettivamente è stata affermativa, viene calcolato inizialmente il totale da pagare attraverso un ciclo for sempre su total order che va a moltiplicare lo unit price definito in precedenza con le quantità di ogni ordine parziale, quindi con element di 1 preso come float. Una volta fatto ciò viene notificato il prezzo calcolato all'utente attraverso un messaggio a video. Viene poi calcolato un valore di offset, come un valore random tra 10 e 30 con passo 5, quindi un valore tra 10, 15, 20, 25 e 30, e viene stimato un tempo di consegna, come la somma tra l'orario attuale e un offset temporale definito dalla funzione time delta di offset minuti. Quindi a questa somma, a questo orario ottenuto, viene poi applicato il metodo strftime, che converte un tempo in una stringa, nel formato ore, due punti, minuti. Viene stampato a video e quindi notificato all'utente l'orario stimato e si conclude poi l'elaborazione. Andiamo quindi a vedere adesso un esempio di esecuzione. Questa è l'interfaccia di Kebot dove appunto si presenta e chiede all'utente come può essere utile. Ad esempio possiamo chiedere i condimenti, quindi ci vengono stampati a video appunto i condimenti. Idem si può fare per le salse, quindi possiamo chiedere what are sauces. E vengono stampate a video quindi anche le salse. Si può chiedere inoltre anche il prezzo per un kebab, quindi ad esempio what is the ed esce scritto anche appunto il prezzo per un kebab. Avendo tutte le informazioni disponibili per un ordine, quindi adesso possiamo chiedere a kebot can I order? Posso ordinare? E per poter ordinare, quindi uscire da questo bot risposta, bisogna prima digitare quit. Digitato quit, quindi Kebot adesso ci chiede se vogliamo ordinare. Rispondendo yes, si può procedere con l'inserimento dei condimenti e delle salse. Quindi ad esempio scriviamo salad, ketchup e sbagliamo a scrivere un condimento. Ad esempio invece di tomato scriviamo tomatoes. E che bot ci segnala appunto che ci sta un condimento o una salsa, in questo caso in particolare un condimento che non è stato riconosciuto e viene stampato a video appunto l'elemento non riconosciuto. Ci chiede se vogliamo cambiarlo. Noi rispondendo sì, ci fa reinserire l'elemento sbagliato, quindi tomato, e ci stampa a video quindi la lista di condimenti e salse corrette. A questo punto ci chiede quanti pezzi di questo kebab con questo condimento e salse vogliamo, ad esempio 4. Ci chiede se vogliamo ordinare un altro kebab, ad esempio rispondiamo sì e ci chiederà quindi i condimenti e le salse che vogliamo in questo altro kebab. E ad esempio scrivendo due volte lo stesso elemento, quindi due volte salad, ketchup, eggplant. Vediamo che salad verrà scritto solamente una volta, evitando quindi le ripetizioni. Ci chiede di nuovo quanti pezzi di questo kebab con questo condimento e salse quindi vogliamo, ad esempio 2. Se a quella domanda di ordinare altri kebab rispondiamo di no, quindi ci verrà stampato a video l'ordine totale, quindi 4 kebab con salad, ketchup e tomato e 2 kebab con salad, ketchup e eggplant. A questo punto, confermando l'ordine e quindi rispondendo yes a questa domanda, ci viene stampato a video il totale dell'ordine, ci viene stampato a video il fatto che dobbiamo andare a pagare nello store e ci viene dato un orario di ritiro che viene scelto in base all'orario appunto dell'ordine più un numero casuale tra 10 e 30. In questo caso appunto sono le 17:02. Siamo andati a ritirare l'ordine a 17:12 e il bot quindi termina la sua simulazione.